Allora, io direi di iniziare, di iniziare la conferenza stampa. Abbiamo un quarto d'ora accademico, è passato quindi, oh, è arrivato anche il sindaco di San Giorgio come sempre in ritardo. Eh, però, sindaco, no, vieni a sederti qua, dai. Le tre terre canavesane, scusami. Eh. Già siamo solo due terre, la terza terra è in Sardegna che se la, se la gode. Allora, um, buongiorno uh, a tutti. Grazie per aver accettato l'invito a questa uh, nostra presentazione. Come tutti gli anni e come è giusto che sia, la Mostra della Ceramica parte dalla Sala Trasparenza della Regione Piemonte. Eh, che è uno dei nostri sostenitori, poi parleremo ovviamente anche degli altri. Eh, parlerò dopo eh, perché eh, abbiamo intanto il piacere di avere eh, il consigliere regionale Andrea Cane, che, peraltro, è anche eh, canavesano. Posso dirlo? Sì, è canavesano, <ride> eh, e quindi. Eh, Abbiamo, abbiamo il piacere di avere il consigliere Cane che uh, ci farà il saluto della, uh, della regione Piemonte. Quindi io direi, siccome Andrea ha fretta, uh, farei fare subito un, uh, sal il saluto ad Andrea. Dico solo una cosa, che è la cosa principale. Se magari, come avrete visto nel, nel, uh, nella cartella stampa già... La mostra della ceramica quest'anno sarà dedicata agli amici di Faenza. Sarà dedicata agli amici di Faenza che hanno subito dei gravissimi danni. Eh, molti artisti hanno le, eh, hanno le botteghe distrutte. Il Museo Carlo Zauli, che è un museo prestigioso di Faenza. Ha, ha avuto moltissimi danni, ma sono già ripartiti. Il, il proprietario e il presidente del museo, Carlo Zauli, è, ehm, è suo figlio Matteo, eh, il quale è anche il presidente della giuria della del concorso Ceramics in Lab, e, eh, ha avuto comunque ha voluto essere presente durante. Insomma, lo screening che hanno fatto delle opere e quindi il giudizio che è stato dato da parte della Commissione. Eh, ci tenevo a dire questo per iniziare, perché ritengo che sia, insomma, una cosa che vada sottolineata: il Comune di Castellamonte è stato ed è a fianco della città di Faenza per tutta una serie di iniziative che, in parte abbiamo già realizzato, la Croce Rossa è andata giù, eh, la, i nostri volontari della Croce Rossa sono andati giù, abbiamo già fatto delle raccolte e in parte saranno realizzate nelle prossime settimane. Quindi eh, vi ringrazio per, per questo eh, e do la parola al consigliere regionale Andrea Cane e lo ringrazio ancora per, per l'ospitalità. Grazie Sindaco e io ringrazio voi per la vostra presenza e per, per l'invito proprio oggi quando si parlava del, dell'appartenenza canavesana. Proprio oggi quando scendevo giù dalla mia valle, io abito un piccolo paesino della Valsana. Quindi ogni giorno, quando ho degli appuntamenti, soprattutto quando vengo qua a Torino, passo da Castellamonte e ancora oggi ricordavo eh, quanto questa mostra sia una vera e propria eccellenza del territorio canavesano, non tanto proprio per L'importanza di tutto ciò che porta, ma poi anche perché il canavese. È molto variegato un territorio molto esteso delle sue specificità quindi ci possono essere eh, de, delle, delle mostre delle sagre carnevali storici però devo dire che per questa particolare tipologia insomma la mostra della ceramica di castellamonte devo dire che possiamo dire sia al numero uno al top no? come si dice anche all'estero eh, per quanto riguarda questa questa tipologia di manifestazioni quindi eh, vi confesso che non ho esitato nemmeno un secondo quando ieri sono stato eh, per essere qua anche in rappresentanza non solo di tutta la regione Piemonte del Consiglio regionale ma anche dell'amica Assessore Vittoria Poggio che tra l'altro ho sentito ancora poco fa via messaggio, eh, vi saluto a tutti, eh, ahimè eh, penso proprio in questo momento sia sotto i ferri perché deve subire un, un piccolo intervento urgente ma dicono eh, per fortuna nulla di grave però insomma lei ci teneva, mi ha ancora scritto poco fa proprio prima di entrare in, in sala operatoria di salutarvi tutti e non solo, eh, mi ha anche si è anche premurata di eh, farmi leggere eh, le sue dichiarazioni, poi eh, farò anche le, le mie personali, però con molto... Eh, piacere, eh, sono qui ora um, a leggervi appunto il saluto di Vittoria Poggio che vi saluta tutti, ringrazia ovviamente anche lei il sindaco di Castellamonte Pasquale Mazza, il curatore della mostra, il professor Giuseppe Bertero e, e tutti ovviamente le autorità presenti, quale adesso si è, si è aggiunto anche il, il sindaco di San Giorgio. Ecco, questa mostra è giunta alla sua, pensate, 62 esima edizione e in questa circostanza... Eh, vuole sottolineare come questo appuntamento rappresenti un importante segno di vitalità culturale di tutto il territorio, però non solo culturale ma anche umana, eh, per il fatto che, appunto, come ha ricordato poco fa il Sindaco, questa edizione sia dedicata agli amici emiliani colpiti da una tragedia che. Anch'io posso sottolineare come epocale, insomma, non, non devo sicuramente essere io a specificarvi la, la tragedia di perdite umane e di perdita anche di, di strutture, di devastamento del territorio che purtroppo hanno subito quei territori e, e anche noi del Canavese, anche se sono passati tanti anni, ci siamo passati. Io abito in una valle, per esempio, che... Più di vent'anni fa è stata anch'essa devastata dall'alluvione, quindi sappiamo bene cosa, cosa vogliono dire queste tragedie. Ecco, si dice spesso che la bellezza salverà il mondo, certamente questi appuntamenti eh, rimettono in moto le nostre abitudini, ma anche e soprattutto la nostra umanità. Questa mostra è come sempre una vetrina del mondo e sul mondo perché grazie al concorso internazionale Ceramics in Love 2023 sono state selezionate opere provenienti da tutte le parti del mondo, con 130 artisti provenienti dall'Italia e da 22 diverse nazioni. La rassegna è dunque un ponte tra passato e futuro che perfeziona la trasmissione di un antico sapere rendendo omaggio alla bellezza. La lavorazione della ceramica è un'arte secolare risalente all'età del bronzo, quando gli uomini iniziarono a costruire oggetti per la conservazione degli alimenti. Diventa un'eccellenza piemontese, italiana, aggiungo ovviamente sempre anche canavesana, che oggi è espressione artistica e contenitore di cultura, scuola e tradizioni artigiane che si tramandano da generazioni. Il Piemonte è una terra dove si saldano abitudini antiche e impiego della tecnica ai massimi livelli. La regione è dunque orgogliosa di sostenere iniziative come questa che mettono in vetrina la nostra storia e il nostro sapere. Questa mostra punta a far conoscere, allo, stempo, allo stesso tempo valorizzare, la crescita della ceramica come importante risorsa del territorio di Castellamonte. È una vetrina importante non soltanto di bellissime opere d'arte, ma anche di manufatti per i quali la la città di Castellamonte è diventata famosa. Ricordo anch'io le sue splendide stufe che sono eh, ricercate dai collezionisti e apprezzate in tutto il mondo. Poi dopo eh, faremo anche un focus su questo. Ed è importante eh, che durante la mostra siano anche presenti tutte le attuali realtà produttive del settore, quindi non solo storia, ma anche e soprattutto presente e, e futuro. Insomma, Castellamonte non è soltanto dei castellamontesi, ma è anche dei piemontesi, ok? Quindi di tutto il, del, il territorio del Piemonte, un'eccellenza di tutte le province della nostra regione. E questa vetrina lo dimostra. Dobbiamo salvaguardare e valorizzare la ceramica artistica ed artigianale, così come l'innovazione tecnologica con tutte le sue tecniche e destinazioni d'uso, quindi si parla di sculture, design e artigianato. Eh, e, e Vittoria va a chiudere questo saluto, sono sicura che la rassegna di quest'anno avrà il successo che merita, come già capitato in tutte le precedenti eh, edizioni. Quindi eh, un, un ringraziamento a, a Vittoria per, per questo saluto e io in, questi, in queste ore, perché poi ho, ho avuto anch'io relativamente... Eh, poco tempo ho voluto comunque fissarmi anch'io eh, dei concetti vista proprio l'importanza di, di questo evento, come ho già detto prima per me è doppiamente un, un onore, un piacere essere qua non solo per sostituire l'amica Vittoria Poggia ma anche per rappresentare il territorio dove, dove risiedo tutto l'anno, io risiedo proprio vicino a Castellamonte, per noi canavesani eh, questa mostra e la rilevanza che la ceramica riveste nella storia sono dei veri fattori identitari. Okay. Eh, poi facendo anche un po' di focus storico, eh, molti magari che non conoscono il territorio eh, devono anche sapere che tutto accade perché? Perché ai tempi no, ancora la presenza proprio sulle colline di Castellamonte, di, di ricchi giacimenti di, di argilla rossa, ecco, ha reso possibile fin dai tempi antichi questo eh, fiorente artigianato della ceramica. Quindi se vogliamo trovare diciamo una, una prima causa del perché proprio a Castellamonte, del perché proprio in quel territorio quello si può trovare in questa, in questa chiave territoriale. In questa eccellenza, come ha già detto anche l'assessore Vittoria Poggio, c'è arte, ma c'è anche scienza, c'è anche artigianato, c'è anche design, eh, aggiungo, c'è anche turismo. Eh, perché non dimentichiamoci mai in tutto quello che noi facciamo sul territorio, parlo anche quando si parla di grandi opere, eh, attiriamo anche il nome del territorio, quindi il nome di Castellamonte, il nome del territorio, il nome del Canavese, quindi tutto ciò attira anche... Turismo a Castellamonte e anche nell'indotto di, di tutti i paesi attorno. Quindi l'importanza di questi eventi è anche, anche per tutti i piccoli comuni, anche le valli che per fortuna nella stagione estiva sono, sono molto abitate. Ecco, nel Settecento: Castellamonte era famosa per le sue stufe in ceramica con cui. Eh, penso che molti di voi sapranno che si erano scaldati castelli, palazzi, insomma le più importanti residenze del, del, del momento, insomma del passato. Pensate a contribuire, questo è un, è un aneddoto, a contribuire alla notorietà degli artigiani canavesani, eh, si aggiunge anche la realizzazione del primo caminetto a fuoco visibile. Pensate che fu chiamato Franklin proprio dal nome dello scienziato e politico statunitense Benjamin Franklin, quindi questo è un aneddoto che non tutti sanno e fu proprio prodotto da un artigiano di Castellamonte fatto però sulle ricerche di Benjamin Franklin, quindi ci fu questo, questo particolare insomma aggancio da migliaia e migliaia di chilometri che però aveva unito Castellamonte a questo personaggio importantissimo del, della storia degli Stati Uniti, quindi pensate come già alla fine del Settecento eh, la tecnica dell'artigianato fosse così evoluta, compariva infatti il famoso Franklin, che poi cos'è? Eh, un primo caminetto a circolazione d'aria e fuoco visibile. Se magari fate qualche ricerca sul cellulare, caminetto Franklin, ved vedrete che è, è magari una, a, li a livello visivo lo avete magari già visto in diverse situazioni, ovviamente in forma più evoluta attuale. Ecco, questo fu realizzato dalla fabbrica locale della famiglia Reasso. Okay? Eh, quindi questo è un altro. E un altro aneddoto in punto della storia dell'artigianato di Castellomonte. E, mh, alcuni pezzi di stufe eh, del 600, quindi dal 600 all'Ottocento, sono esposti nell'attuale Museo della Ceramica eh, ospitato nelle sale restaurate di Palazzo Botton. Oltre alle stufe abbiamo esposti frammenti di fregi, capitelli, vasellame, eh, come ho già detto, l'arida Camino Franklin, e poi illustrazioni di testimonianze del passato ma soprattutto anche della produzione attuale perché ricordiamoci che è vero eh, si parla di museo si parla di passato ma si parla soprattutto di produzione e di presente e vado a concludere arrivo un po più vicino agli anni nostri arriviamo al 1961 dove per la prima volta appunto veniva organizzata l'annuale mostra della ceramica. Questa era proprio nata per rilanciare questo prodotto così legato alla storia e all'economia di questa cittadina eh, piemontese e, e canavesana. Questo evento ritengo che non sia altro che l'attualizzazione e la testimonianza del talento e della passione di numerosi artisti artigiani che con dedizione hanno creato nel passato e continuano a creare delle opere straordinarie. Eh, la, questa mostra rappresenta un'occasione unica per ammirare la maestria, no? la maestria e l'innovazione di questa antica tradizione della ceramica che poi si è evoluta ai giorni nostri anche per attualizzare le, le opere eh, attuali che vengono commercializzate. Questo sia per i residenti del luogo ma anche per i visitatori che provengono da ogni parte del mondo. Ecco, sono certo che l'entusiasmo e poi soprattutto la partecipazione di oggi anche del futuro perché ci saranno diverse settimane per, per partecipare dal 19 agosto fino al 10 settembre eh, del, di, di quest'estate, insomma, eh, potranno diciamo rinnovare un, un successo, anzi come mi piace dire sempre... Eh, più con successo mi piace sempre parlare di eccellenze canavesane quindi ancora oggi siamo qua ad esporvi con, eh, con gli amministratori con i sindaci del territorio un evento che non avrò dubbi che sarà ancora ricordato quest'anno e anche i prossimi come una vera e propria eccellenza canavesana grazie Ovviamente, in bocca al lupo e saluta Vittoria quando spero presto, insomma, riprenderà il, il lavoro che eh, sta, eh, sta facendo in qualità di assessore, e devo dirvi, eh, inizierei da qua. Io eh, farò solo i ringraziamenti doverosi perché. Parleranno il professor Bertero, parlerà il nostro capogruppo e il sindaco di San Giorgio ci parlerà di quello che avverrà eh, attraverso le tre terre canavesane. Allora, intanto ringrazio proprio i comuni eh, per partire: i comuni di Aglie e di San Giorgio, per e quindi le tre terre canavesane e l'organizzazione del Festival della Reciprocità che è eh, guidata da, dall'associazione Two Locals che sta eh, insomma organizzando e fino ad oggi eh, diciamo che è andato tutto molto bene. Abbiamo avuto un gran pienone al concerto di Fabi, abbiamo avuto un gran, un gran pienone al concerto, al concerto all'esibizione all di Arturo Brachetti. Abbiamo avuto una bellissima esperienza anche con gli studenti, poi dirà tutto Andrea, durante il mercato della terra della biodiversità, durante Calici è andata tutto bene, quindi queste sono le premesse perché speriamo che anche la mostra della ceramica insomma, abbia il suo bel successo. Ringrazio, come ho detto prima, Regione Piemonte per il sostegno che ci dà, eh, il sostegno anche eh, economico come ringrazio eh, città metropolitana che ci sostiene, ci sostiene tantissimo e ci sosterrà eh, quest'anno eh, attraverso il PUMS con la eh, navetta della reciprocità che noi chiamiamo e che sarà presente la domenica, che domenica, la domenica è 3 o il 4, non mi ricordo, domenica 3 eh, settembre durante l'evento di Mangiar per Vie, partirà qui da Torino e verrà in quello che noi vogliamo rappresentare, come, eh, non come un, uno spostamento, ma come un viaggio lento dalla città alla provincia. Eh, ringrazio Camera di Commercio, che per il, sempre per il sostegno, soprattutto non solo morale, non solo con la loro presenza, ma anche eh, con il loro sostegno economico. Ringrazio eh, CNA, ringrazio per la prima volta quest'anno Confartigianato. Abbiamo iniziato un lavoro durante Buongiorno Ceramica. Confartigianato ci ha regalato un fischietto bellissimo della città di Matera che farà parte della collezione dei fischietti eh, eh, che si trova al Teatro Martinetti. E quindi, insomma, ci auguriamo che eh, il... Eh, con queste associazioni, che magari dopo ci parleremo anche eh, con loro, insomma vediamo di organizzare anche delle, delle cose assieme. Eh, ringrazio la Fondazione CRT, la SMAP, l'Unione Montana Valle Sacra per il grosso contributo economico che ci dà, l'Associazione Italiana Città della Ceramica. Il Liceo Artistico 25 Aprile Faccio e eh, gli amici del Liceo Artistico 25 Aprile Faccio. Dopodiché ringrazio tutti i nostri sponsor privati. Sono tantissimi e ne sono orgoglioso. Sono orgoglioso di questo perché sono sponsor che non hanno alcun ritorno economico dall'investimento che fanno. Questa è una cosa importante, denota l'attaccamento al territorio, l'attaccamento al canavese da parte di, queste, di tutte queste aziende. Eh, non è semplice, denota però dall'altra parte un'attenzione dell'amministrazione comunale nei loro confronti. Questo deve essere chiaro, noi non abbiamo mai avuto 25 sponsor privati che finanziano la mostra della ceramica e senza i quali, io ve lo dico in modo molto tranquillo, la Rotonda Antonelliana non si potrebbe allestire e invece sarà di nuovo allestita. E, scusatemi, ma vi farò perdere qualche minuto, ma ci tengo a nominarli. Si parla di Massucco Champagne della Cefi, di Formento materiali edili, di DHD, di Plastic Legno, di KG, di FAS, che è qui presente, eh, tra l'altro è stato presente a Buongiorno Ceramica con un premio eh, a uno dei, dei concorrenti e sarà presente con il secondo premiato al, durante la mostra della ceramica, Mussat, Cimo. Jace, Preauto, Bottino Legnami, Marval, CM Service, Edil Canavese, Bracco Costruzioni, Lorenzo Caldarera Impianti Elettrici, Bumbugi, HD Associat eh, Assicurazioni, Goretti, SC Edil, Masso Sport, Antonio Besso Marchese sertec ecco sono tutte le aziende che in qualche maniera ci hanno sostenuti voglio ringraziare inoltre i nostri uffici voglio ringraziare la giuria del premio e la e il nostro curatore il professor beppe bertero e vi dico che eh, le due novità quest'anno saranno che proprio stamattina, in questo momento, stanno smontando il ponteggio che da un anno e qualche mese, dall'aprile dello scorso anno, era a protezione dell'arco di pomodoro. Finalmente è stato finito il restauro che magari qualcuno ricorda, era, eh, purtroppo c'era stato un incidente, una macchina lo aveva... Lo aveva leggermente modificato, diciamo così, e, eh, abbiamo finito il restauro. Eh, stamattina smontano il ponteggio. La seconda cosa bella è che ritorneremo in, a Palazzo Bottone, come ha detto prima eh, il consigliere Cane. Eh, ritorneremo a Palazzo Bottone. Palazzo Bottone eh, restaurato e che sarà davvero? La collezione della nostra Terra Rossa. Stiamo eh, lavorando con l'amministrazione comunale per capire come organizzarlo. Lavoreremo assieme ad, eh, ad, alle direzioni di altri musei. Abbiamo avuto già il sostegno del Museo di Saronno da, da parte della direttrice Mara De Fandi, del Museo di e del Museo, ma anche del Museo del MIC di Faenza. Eh, abbiamo avuto la disponibilità a darci dei consigli affinché la collezione, insomma, eh, sia, ehm, sia all'onore del mondo e nel giusto modo. In ultimo, ma chiaramente eh, l'ho tenuti per ultimi. Ringrazio eh, l'amministrazione comunale di Castellamonte che sta, sta lavorando alla riuscita non solo della mostra della ceramica, ma di tutte quelle che sono le attività della città di Castellamonte, a sostegno del nostro brand, ma a sostegno anche di tutto, eh, di tutto quello che è proprio eh, l'insieme della città di Castellamonte. Da questo punto di vista vi dico che ci saranno, soprattutto nei fine settimana, una serie di iniziative. Eh, vuoi, Alessandro, dirle te? Così evitiamo, spezzettiamo un po' la cosa, altrimenti parlo, parlo troppo io e poi ci ripetiamo. Eh, io vi ringrazio, eh, vi ringrazio davvero per aver. Per aver partecipato e do la parola al consigliere, eh, al nostro capogruppo Alessandro Musso. Vi porto il saluto del nostro assessore alla cultura che eh, sta pedalando in questo momento. Insomma, fa una settimana di ferie, come è giusto che sia. Dopodiché, eh, insomma, andrò io qualche giorno via e quindi lui sarà qua a remare al, al posto mio. Ecco, grazie, eh, vai Alessandro. Buongiorno a tutti. Ci tenevo anch'io a portare i saluti del nostro assessore alla cultura. L'ha appena fatto il sindaco, ma lo ribadisco perché oggi non è potuto esserci. Sarebbe stato, credo, doveroso eh, che lui ci fosse, ma più che altro per portarvi i saluti perché. Davvero, siamo il curatore, professor Bertero credo è agli uffici e ha fatto un grandissimo lavoro affinché anche questa edizione, la 62esima della mostra della ceramica di Castellamonte, vada, vada in porto. Quindi tanti saluti da, da parte sua a tutti voi. Come diceva il sindaco, ci saranno tantissime eh, manifestazioni, attività collaterali in calendario. Io onestamente non starò ad elencarvele tutte perché ad oggi il calendario definitivo ancora non c'è, perché in realtà il lavoro di progettazione di una manifestazione che dura poco meno di un mese, a parte tutto il lato artistico di allestimento, è veramente complesso. Quindi ci mancano ancora dei tasselli, anche se pochi. Quello che ci tengo a dirvi è che la mostra della ceramica è un lavoro corale, non solo dal punto di vista appunto artistico, di organizzazione degli spazi espositivi, di gestione degli spazi espositivi, di contatto degli artisti, ricerca degli sponsor e quant'altro, ma è un lavoro corale perché affinché si possa implementare veramente, come giustamente diceva il consigliere Cani, il turismo all'interno dei nostri territori, del Canavese, del Castellamontese, bisogna poter offrire una proposta variegata, diversificata, che non sia solo la mostra. La ceramica è, è di per sé un materiale che ha sempre fatto in modo di riunire le persone, lo dicevamo prima, cioè si è partiti a utilizzare la ceramica per la cottura e questo ancora è... A Castellamonte, pensiamo alla Tufeia che è il nostro fiore all'occhiello, assieme alle, alle stufe di ceramica, no? questo recipiente per la cottura dei tradizionali fagioli grassi del, del periodo carnevalesco. Ecco, noi in questo senso stiamo cercando di offrire al pubblico che deciderà di visitarsi dal 19 agosto al 10 settembre, tutta una serie di offerte che vadano a contemplare anche il territorio che ci è vicino, anche tutte le nostre eccellenze enogastronomiche. Perché deve essere un'esperienza, non deve essere solo la visita ad una mostra, per quanto bellissima sicuramente questa, questa sarà. Abbiamo iniziato l'altro anno in particolar modo a lavorare sull'aspetto no gastronomico, anche grazie alle tre terre canavesane. Io saluto e ringrazio il sindaco di San Giorgio, Andrea Zanusso, che dopo vi spiegherà meglio le progettazioni in tal senso. Quest'anno cercheremo di rilanciare, quindi ci sarà nuovamente in calendario la, ce, il, la cena della ceramica il 25 agosto in collaborazione con il ristorante Tre Re che di per sé è un'eccellenza del nostro territorio, ci tengo a specificarlo, ma ce ne saranno anche, tanti altri appuntamenti simili, ci sarà mangiare per via come poco fa vi ha detto il sindaco e stiamo cercando di organizzare per la prima volta una sorta di incontro no gastronomico di livello elevato, mettiamola così, sui prodotti eh, enogastronomici di nicchia delle traterre canavesane all'interno delle vie e delle piazze di, di Castellamonte. Ecco, noi crediamo che questo sia importantissimo. Per fare tutto questo però, e eh, li ringrazio, serve l'aiuto e il contributo di tantissime persone e tantissime associazioni. Senza di loro noi in realtà non faremmo assolutamente nulla e qua si parla veramente di tante associazioni di volontariato, quindi persone che si mettono a disposizione a titolo completamente gratuito, eh, perdono fra molte virgolette tempo, tolgono tempo alla propria famiglia per riuscire a dare una mano al proprio territorio, al posto dove sono nati e dove sono cresciuti e questo è importantissimo, un grandissimo grazie va a tutti loro. Grazie, grazie mille a tutti voi. Allora, io darei la parola al professor bertero che ci parla della mostra. Qui facciamo un saluto da, da parte di CNA e di Compostigianato, dopodiché. Eh, le confusioni saranno del sindaco di San Giorgio che ci parlerà di Tre Terre. Bene, mi sentite? A posto. Eh, sì, dal 2017 sono stato chiamato a curare la mostra della ceramica di Castellamonte, tranne il 2020, causa Covid, che non siamo riusciti ad allestirla. E eh, non abbiamo mai mancato all'appuntamento. È una mostra che appunto ha 62 anni, cominciata nel 61 con l'inaugurazione di Giulio Andreotti, tanto per citare un personaggio. Questa mostra si svolgeva accanto e anche all'interno della Rotonda Antonelliana, questa ciclopica opera di Alessandro Antonelli che per fortuna non è stata finita perché doveva essere più grande di San Pietro in Vaticano. Quindi voi immaginate questa collina che avrebbe sovrastato tutte le colline nei dintorni di Castellamonte, ma le mura sono rimaste e sono belle, imponenti, fatte di mattoni e pietre del torrente Orco. Qui si svolgeva la mostra e da due anni, questo è il terzo anno, abbiamo deciso di esporre nuovamente in questa rotonda con delle opere di grandi e medie dimensioni, di artisti molto importanti come il canavesano Nino Ventura, ma si fa per dire ormai Nino Ventura appartiene al mondo. Ci porterà un'installazione che sarà una sorpresa incredibile. Non vi dico di cosa si tratta, ma è splendida. E poi. Patrick Rilly dalla Francia con due opere molto molto interessanti, eh, Fiorenza Pancino da Faenza, eh, Sandra Baruzzi, Guglielmo Martin, eh, Roberto Perino e poi eh, i, i Camerlo Giuse Corrado e, e poi gli artisti della Baia della Ceramica con, con i quali abbiamo stretti rapporti di amicizia da lungo, da lungo tempo, che sono Lus, lusso, Sips, e Liplaca. Se ne ho dimenticato qualcuno, tanto adesso non ci sono, per cui non faccio brutta figura. Bella, devo dire che poi ben illuminata la gente la sera eh, piace camminare, quindi dico bello per questo, eh, poi il bello lo dovrà decidere il pubblico che verrà a visitarlo. Quindi è stato restaurato il Palazzo Botton, ahimè, perché l'anno scorso senza quel palazzo ho eh, allestito una sola mostra, ora importante, al Centro Congressi Martinetti. Quest'anno col Palazzo Botton restaurato benissimo, tranne le volte che perché stiamo ancora aspettando, vero, Sindaco? l'autorizzazione della sovrintendenza che deve decidere il colore delle volte ma per il resto è stato anche intonacato vi assicuro molto molto bene con questo palazzo botton restaurato ho allestito sei mostre io non ho più l'età di fare tanta roba eh? pur con l'aiuto preziosissimo di chi collabora con me eh, è duro e devo dire per chi mi collabora collabora con me che un grazie enorme va all'ufficio all cultura marcella girino marinella ferrino e mh, la dimentico sempre perché morena ecco morena mi dimentico sempre morena il coglione e morena che sono splendide sono sempre a disposizione eh, mi raggiungono, mi sostengono, quindi, effettivamente, grazie infinite. Grazie infinite a tutti coloro che naturalmente hanno reso possibile la realizzazione di questa mostra che ha già citato. Ma devo ringraziare il sindaco per avermi sostenuto e, eh, e spinto anche a fare determinate cose. Quindi, la rotonda antonelliana è uno dei punti. Di, di grande visibilità della mostra, ma poi ci sono anche le stufe di Castellamonte perché il, il palazzo comunale, che è anche sempre dell'Antonelli, ospita fra le sue arcate restaurate credo due anni fa, le stufe belle stufe di questi due produttori di stufe di Castellamonte, uno la ditta la Castellamonte, l'altro la ditta CL, che propongono ciascuno tre stufe di qui e tre stufe di là, vi assicuro, bellissime. Poi eh, entriamo a Palazzo Botton, Palazzo Botton all'ingresso c'è un omaggio a Castellamonte, alla terra, all'arte e alla vita, con del, dei prodotti, eh, con delle sculture intanto una bellissima di Angelo Barengo che ritrae il eh, fratello eh, cioè il fratello di Costantino Nigra che eh, da giovane i due ragazzi eh, so, facendosi scherzi vari insomma il Costantino Nigra accecò ferì all'occhio il fratello e noi abbiamo questa, questa bellissimo busto Realizzato dal Barengo. E poi ci sono opere eh, classiche, decorative, da giardino, che sono fatte in terracotta e che sono, da, da un lato, con eh, un'immagine molto grande dei Castelletti, il luogo da dove si cava l'argilla rossa. Dall'altra parte, un artista che di questa terra rossa si è fatto il cantore e, e si chiama Angelo Pusterla. Lui realizza delle sculture molto belle, ben modellate, in terracotta, appena poi eh, patinate con della cera per rendere più viva questa, questo colore rosso della terracotta, no, non le fa mai olicate. E vi assicuro che ne sarà una grande sorpresa per come lui usa l'argilla, lui usa per certe sue opere tre argille una chiara, una normale e una molto molto rossa, con le quali fa qualcosa che sembrano degli acquarelli. Poi si entra a vedere la mostra delle opere del concorso che sono 130, sono di altissimo livello. Non chiedetemi chi ha vinto, lo diremo soltanto il 19 agosto. Arrivano dall'estero e eh, i primi tre premi sono veramente veramente interessanti ma anche i primi tre segnalati poi è chiaro che molte altre opere meritavano di avere dei premi però non ci abbiamo tanti soldi sindaco questo dobbiamo metterlo in conto comunque effettivamente molto molto bene poi si sale su si sale su e abbiamo questa bellissima mostra che eh, salda il, il festival della reciprocità con Matera, Tre Terre Canavesane e Matera. Ve la dico in breve, viene presentata la transumanza della basilicata con delle mucche in terracotta e dei bellissimi teli da 70 metri per due dipinti che vi assicuro sono veramente belli. Poi abbiamo Mirko de Nicolò, un artista di Faenza che dopo il suo soggiorno a Castellamonte si è ispirato alla terra di Castellamonte, alle persone che ha incontrato e ha fatto tre bellissime ceramiche che saranno esposte mh, legate a Castellamonte con i disegni preparatori. Dall'altra sala tutto un omaggio alla scuola di Castellamonte che noi vogliamo eh, mantenere viva per... Sollecitarli, sti ragazzi, sti bambini ad amare questa terra, ad amare questa tecnica, quest'arte per il futuro. E, e poi c'è l'omaggio al Marocco. Con l'aiuto dell'ambasciata di Roma, del, del suo ambasciatore, arriveranno opere direttamente dal Marocco. Vi assicuro che sono splendide. Ripeto. Non sono ancora arrivato e sono un po' in ansia perché questo um, mi preoccupa per l'allestimento perché se arrivano certe opere ho in mente un allestimento, se quelle non arrivano devo cambiare e naturalmente stiamo anche arrivando sotto Ferragosto che le ditte chiudono e quindi eccetera. Quindi questo è quanto l'omaggio al Marocco, poi eh, ci sono... Poi c'è la fornace Pagliero, che è a pochi, pochi chilometri da Castellamonte, è una fornace splendida eh, del 1814 e qui abbiamo l'esposizione di Cheramos della Galleria Gugliarte di Savona con dei ceramisti moderni molto, molto, molto interessanti e poi c'è la personale di Nino Ventura e dell'Associazione degli Artisti della Ceramica. Poi al Cantiere delle Arti abbiamo Sandra Baruzzi e Guglielmo Martin e alla Casa della Musica una personale di Brenno Pesci. Tengo a precisare che il manifesto che ogni tanto vedete trascorrere da quelle parti è stato realizzato dal Guglielmo Martin, mio carissimo amico, quindi sì, io faccio delle preferenze, è molto semplice. Eh... Altre cose da dire, poi vabbè, tutte le manifestazioni culturali le saranno poi pubblicate di volta in volta. Questo è quanto, spero di avervi incuriosito e eh, per invogliarvi a venire su a vedere questa mostra, insomma. Grazie. Bene, grazie. Grazie a te. Allora, un saluto da parte di CNA. Alessio Stefanoni, poi eh, Nicola Scarlatelli. Ma, eh, molto, molto brevemente, io curo per CNA da 15 anni i rapporti con la città di Castellamonte. E devo dire intanto un grazie enorme a Beppe Bertero, che a mio avviso è il primo curatore che ha saputo entrare davvero nell'anima, nello spirito della città di Castellamonte e di uh, creare un'interazione positiva con gli artigiani, che non è una cosa semplice. Ve <ride> lo, lo dice uno che lavora con gli artigiani da 25 anni e. Lui ha saputo fare questo passaggio magico e la mostra, da quando la cura lui, ha una luce nuova. E questo è un grande elemento di forza per la città di Castellamonte, ma soprattutto per il mondo dell'artigianato: perché se ha senso continuare a fare una mostra da ceramica a Castellamonte, è perché continua ad esistere una manifattura. Una manifattura legata alle stufe, certamente, che sono il simbolo di questa città da secoli, ma una manifattura che in realtà si estende anche ad altre tipologie di manufatti, di taglio artistico, ma non solo. Noi da 12 anni diamo eh, a Castellamonte eh, la mostra del gioiello ceramico, che è un modo di reinterpretare l'arte ceramica in chiave bellezza. Uh, Quest'anno abbiamo cinque artigiani che uh, espongono i loro manufatti uh, all'interno del Centro Congressi Martinetti, li voglio citare, sono Patrizia Giacchero, Stefania Mairano, Barbara Ebli, Elena Imberti, Nicoletta Bigli e Rita Bellino che peraltro sono anche qui presenti e, e che le ringrazio. Uh, Un'ultima cosa, ho avuto il piacere e l'onore di lavorare per tanti anni al fianco di Silvana Neri. Silvana Neri è stata un gigante, un gigante dell'artigianato. Eh, quando ci si muove per Castellamonte eh, si vedono ovunque i lavori che lei, insieme a Roberto Perino, hanno donato alla città, realizzati con artisti di fama nazionale e internazionale, a partire dall'arco che è stato appunto appena restaurato. Alla memoria di Silvana Neri, CNA ha deciso di dedicare sempre, almeno insomma, fin tanto che eh, avremo modo di farlo, ma insomma, per sempre, questo è l'obiettivo, un premio dedicato ai giovani. Eh, I giovani perché sono il futuro, la speranza e sono però coloro i quali devono raccogliere il testimone della manifattura della ceramica, un'arte antica, ma sempre moderna, sempre attuale. E quindi anche quest'anno... Eh, Roberto Perino, che è stato il compagno di vita di, di Silvana, consegnerà ad un artigiano italiano, che ovviamente il nome è top secret, ma lo abbiamo già individuato, eh, un premio che chiaramente è una targa, ma è anche un riconoscimento in denaro che ci auguriamo negli anni di poter anche incrementare. Io ringrazio e passo la parola al presidente Nicola Scarlatelli. Ma Solo, so, solo i, miei, i, i miei saluti e ringraziamenti, è chiaro, adesso ha detto tutto. No? Ehm, una, una sola cosa che mi, mi gratifica e mi fa piacere, la mostra ha 62 anni, sono 62 anni che CNA è presente, nasce dalla città e dall'associazione degli artigiani, quindi imprescindibile quello che ha detto. Il lavoro, la manifattura, l'artigianato, l'arte con eh, questa manifestazione. Eh, benvenuto ai cugini, a, a, agli amici di Confartigianato, perché l'espressione e la rappresentanza del nostro mondo non è legata solo a chi ha la tessera, ma al mondo intero. E il premio di Silvana Neri è proprio legato a questo, perché siamo fieri e orgogliosi dei 62 anni. Fieri della 62esima edizione che facciamo ora, ma soprattutto fiera di quello che faremo. E per fare questo dobbiamo dare, passare il testimone a chi dopo di noi farà questo. Quindi il grande augurio di un futuro splendido. La trasformazione della terra per, per i credenti nella forma biblica, noi, noi arriviamo da quello, no? da un po' di terra imbastita, un bacio o una litata e ci siamo noi. Pensiamo alla vita che la ceramica ha dato per dei bisogni primari, per mangiare, per scaldarsi, per gioire alla vista di alcuni manufatti e quindi è... Quella materia, forse una delle poche, che riesce a toccare tutti e cinque i gusti. L'olfatto, perché quando cuoce e quando annusi e la pittura te lo dà, la vista per la sua bellezza, il gusto perché ciò che è cucinato lì dentro no, ha un gusto diverso da altro, il tatto. Allora, tutto questo probabilmente rappresenta la maggiore espressione del senso della vita attraverso il lavoro attraverso la cura dell'artigianato attraverso l'arte per cui lunga vita no? a questa manifestazione e all'artigianato, agli artisti al saper fare, al fare bene con le mani. <ride> Grazie Prego Dottor Napoli di Compartigianato mi fa molto piacere che, che Nicola Scarlatelli abbia Fatto il giusto, la giusta apertura anche alla collaborazione con Compartigianato. Prego. Prima di tutto, Sindaco, grazie eh, di questa partecipazione che. Nasce non grazie alla Conferinato del Piemonte, ma grazie alla Conferinato di Matera, perché la collaborazione con Castellamonte nasce con la mia collega di, di Matera, la Rosa Gentile. Eh, Un'operazione molto interessante perché vuol dire che questo territorio si apre non soltanto al territorio piemontese, ma... Ad altri territori, addirittura un territorio un po' più distante di quello di Faenza, che è quello di Matera, un grande territorio dove l'artigianato è un punto di riferimento per eh, tutto il nostro paese. Ecco. Da questo lato in cui la cosa che mi fa piacere è poter dire che da parte nostra ci sarà tutta la collaborazione, sindaco, perché possiamo partecipare, lo diceva prima il presidente, gli artigiani non sono di confartigianato di CNA, sono artigiani. Sono di tutti e quindi sono quelli che hanno il sta per fare e noi dobbiamo coltivare come organizzazione di rappresentanza i, i loro interessi, soprattutto in questo modo di esprimersi nella cultura. Devo ringraziare il curatore della mostra perché prima mentre raccontava alcune cose mi veniva in mente quando ho partecipato eh, un mese fa all'inaugurazione, alla presentazione del, del dono che ha fatto la, la collega di Matera. E mi sono reso conto che veramente il mondo dell'artigianato è un mondo molto variegato, ma soprattutto di grande eccellenza. E lo vediamo in queste cose qui. E questa mostra, che non è una mostra, ma sono tantissime mostre messe insieme, raccontano quello che è il nostro tessuto produttivo di questo territorio che si sta allargando. E io mi auguro che questo possa durare non soltanto altri 62 anni, ma molti di più, a quasi la mia età, quindi. Grazie per uh, l'invito, eh, sarà sicuramente una grande collaborazione, anche con la CNA chiaramente, grazie. Assolutamente sì, grazie. Allora, ancora cinque minuti, un minuto Alessandro che deve dirvi ancora due cosette, dopodiché concluderà eh, parlandovi di tutto quello che è il programma di, ehm, di Tre Terre Canavesane che arrive, partirà da da adesso in effetti è già partito, però arriverà fino a fine anno a Matera. Andrea Zanusso, vai Ale. Ah, solo due note aggiuntive, direi tecniche, eh, rispetto alle collaterali. Ci terremo a segnalare, quantomeno, eh, alcuni eventi principali di carattere culturale. Che saranno eh, il primo, sabato 26 agosto, alle ore 21, nella Rotonda Antonegliana, il concerto di Ambrogio Sparagna assieme al coro Baiolese. Ambrogio Sparagna, musicista, etnomusicologo, insomma, direi assolutamente conosciuto. Il secondo, il, do, la domenica successiva, domenica 27 agosto, sempre alle 21, sempre in Rotonda Antonegliana, lo spettacolo con Franco Orminio si autodefinisce paesologo, uno scrittore, drammaturga, poeta ed è un pochino quello più specializzato e più famoso in Italia per parlare appunto dei paesi, raccontare i paesi, i piccoli borghi, come può essere per appunto Castellamonte. E, e poi ancora eh, domenica 3 settembre... Ci sarà un altro weekend il 2 e il 3 settembre molto vivo e ricco con la partecipazione di alcuni artisti materari, materani in particolar modo Damiana Spoto e Raffaele Pentasuglia che domenica 3 settembre alle ore 18 terranno una masterclass sul processo creativo e per questo ringraziamo perché sarà anche presente con noi eh, in arte peppone Giuseppe Calabrese molto noto della, della RAI conduttore di Linea Verde che ringraziamo perché ormai da alcuni mesi che è diventato amico sia di Castellamonte sia delle, delle tre terre canavesane. Per chiudere come dato tecnico la mostra quest'anno la 62esima edizione sarà dal 19 agosto quando verrà inaugurata alle ore 17 in piazza Marti della libertà fino a domenica 10 settembre quando alle 21 con un concerto verrà verrà chiuso ed archiviata l'edizione di quest'anno. Eh, possiamo già fare un piccolo una piccola anticipazione per l'anno 2024 per la 63esima edizione è in atto da alcuni mesi una proficua interessante collaborazione con la Cina, in particolare con la zona di Wenzhou, che è quella da cui proviene la maggior parte di esuli cinesi che abbiamo in Italia e nel nostro Canavese e quindi il prossimo anno molto probabilmente il paese ospite sarà sarà la Cina. Grazie. Allora, la parola per le conclusioni al sindaco di San Giorgio Canavese Andrea Zanusso. Bene, grazie eh, mi scuso per il ritardo ma stavo lavorando per conto del sindaco di Castellamonte, ero al telefono con la segreteria del sindaco di Venezia che non riuscivo più a staccarmi e quindi diciamo è sempre colpa di Pasquale se commetto qualche errore di tempismo. Innanzitutto grazie a, alla città di Castellamonte e al sindaco Pasquale Mazza per l'occasione che ci viene data eh, Nell'ambito della collaborazione di Tre Terre a poter partecipare ad iniziative di questa rilevanza in Regione Piemonte, alla presenza dei delegati della Regione, del Consigliere Cane che in particolare ha fatto piacere da canavesano ascoltare la relazione sua dell'appoggio, e i complimenti in particolare vanno al professor Bertero per l'allestimento della cura della mostra. E anche perché in particolare direi che è solo un semplice giudizio personale, ma quello di quest'anno manifesto lo trovo straordinariamente bello. L'allestimento di una mostra che la città di Castellamonte insieme al professor Bertero curano per la durata di tre settimane sono un evento. Piemontese e canavesano di rilevanza straordinaria perché tre settimane di iniziativa sono un unicum, come citava il consigliere, sono un unicum in Piemonte per questa tipologia di iniziativa. E questo evento ha un, un altissimo valore culturale, oltre 130 opere, 22 paesi esteri invitati, queste relazioni dal Marocco, dalla. Dal, dall'estero, dal, da, da Matera, quello che viene fatto è un'enorme azione che ha rilevanza per tutti, cioè la mostra e la ceramica di Castellamonte sono patrimonio di tutti noi. Io più passano gli anni, più frequento questa relazione delle tre terre, più la sento mia. Questa è la reciprocità, è la reciprocità che ci porterà quest'anno in un processo che accompagnerà le tre terre e la mostra della ceramica anche con l'erbaluce di Caluso nella logica della reciprocità nel valorizzare una terra e una, e una tipicità che quest'anno fa 90 anni. E quello che vogliamo fare, secondo me, è una cosa molto semplice. Quello che stiamo cercando di interpretare è la volontà di fare un atto politico eh, e creare un fermento dalla fine di questa mostra all'inizio della prossima. Una città, un territorio che fanno un investimento così importante su un tema storico come la ceramica e attuale come gli artisti e le sculture. Il design e l'artigianato meritano che la politica attui un'azione di fermento. Per fare fermento servono delle, delle... ci sono diverse componenti. Questa ricetta ha bisogno di alcune materie prime. La prima è l'animazione, cioè ci vuole la volontà politica, la volontà delle persone e degli uomini di dire ci credo, voglio farlo perché vale la pena investire su questo progetto nella politica perché il nostro territorio ne avrà agio, ne avrà vantaggio, ne avrà, sarà un motore, ci devi proprio credere. E per animare devi coinvolgere la politica, la regione, le associazioni sono già motivate, sono magari quelle che ci motivano, ma poi ci sono i giovani, le famiglie, ci sono gli altri comuni. Che devono sentirsi parte della città di Castellamonte, cioè Castellamonte non si deve sentire sola a gestire una operazione di questa portata in Piemonte. Questo fermento serve anche a far finanziare l'opera, lo diceva il sindaco. Queste operazioni hanno bisogno di forti investimenti economici per innescare un meccanismo virtuoso. Lo hanno fatto altri territori, altre nazioni, è dimostrato dalla storia che gli investimenti buoni e volutamente sani poi producono un reddito e un PIL e quindi non riusciremo neanche noi a sbagliare, se ci crediamo. E l'altro è coniugare tutto questo con i giovani, cioè rendere protagonisti i giovani. Coinvolgere i giovani, fare in modo che loro si sentano responsabili e consapevoli di che cosa significa la gioia di essere canavesani. Eh, lo facciano col sorriso, lo facciano con l'emozione di dire: ecco, questo è un importante atto che stiamo facendo tutti insieme e lo stiamo facendo con il nome di Castellamonte. Eh, perché è un valore non chiamarla ceramica, ma chiamarla ceramica di Castellamonte per tutti noi. Questo fermento è guidato, questa azione politica è guidata da qualcosa di gioioso e di bello che è il Festival della reciprocità, che oltre alle iniziative indoor che sono già state citate, a cui aggiungiamo Morena Stories il 27 agosto con Anna Foglietta e quant'altro, sono un percorso esterno alle mura, fuori le mura. Il 2 di agosto, una cosa simile a questa sotto, diciamo, l'alto patronato del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la facciamo nella sala del Consiglio comunale della città di Venezia. Quindi il sindaco Brugnaro, la città di Venezia, la Regione Veneto ospiteranno le Tre Terre Canavesane insieme alla città di Caluso per presentare la mostra internazionale della ceramica a Venezia dentro la sala del Consiglio. Dove, verranno dove saremo accompagnati da delle giovani designer del progetto Fermenta, che sostanzialmente ci aiutano a portare avanti questo tema di coniugare l'artistico e l'artigianato nel design. E lo vogliamo fare a Venezia perché Murano, che è stato il primo link che abbiamo costruito l'anno scorso con l'albero di vetro di Murano portato nelle tre terre da Venezia al Canavese, ci ha sostanzialmente suggerito di andare a guardare quelli bravi non i più bravi, ma quelli bravi che hanno una storia millenaria, che del vetro di Murano hanno fatto il design, cioè oggi realizzano oggetti di utilità, mettiamo i lampadari, pratica, ma che sono oggetti artistici. Questa collaborazione potrebbe far nascere qualche suggerimento anche attraverso i designer, cioè giovani che coinvolgano loro gli artigiani. Magari con un punto di vista diverso, che non è più quello della politica, e magari gli artigiani si sentono ancora più coinvolti, e magari sono lì che i giovani diventano protagonisti di questa evoluzione che integra l'attività che, secondo me, il professor Bertero ha giustamente incentrato in questi anni con questa mostra nel territorio canavesano. Dopo il 2 di agosto a Venezia. Saremo il 15 di ottobre alla mostra internazionale del tartufo di alba. Faremo uno show cooking, l'enogastronomia nelle pignatte citate da Musso. Lì un'altra interpretazione con i vini locali, con la ceramica del design che ci porterà il prossimo anno a gareggiare per poter disegnare dal canavese. L'oggetto di design che eh, viene ideato dalla mostra internazionale del tartufo ogni anno ad Alba, e questo è un progetto che abbiamo già innestato a novembre, verosimilmente il 6 di novembre il Palazzo del Novecento Firenze, con il vice sindaco di Firenze e con il Sindaco Nardella, si sta progettando l'ideazione di un'opera artistica da esporre al Palazzo del Novecento a Firenze dove chiederemo uno spazio per raccontare questo tipo di esperienza canavesana e piemontese di valorizzazione dell'artigianato di eccellenza. Finiremo l'anno e inizieremo quello nuovo a Matera, dall'8 di dicembre al 6 di gennaio sarà esposto l'albero di Murano che era alle tre terre l'anno scorso in piazza Matera, il basamento è già stato realizzato l'anno scorso anno dagli artigiani della ceramica di Castellamonte, quest'anno verrà integrato con gli artisti della ceramica di Matera nello stesso albero, con l'obiettivo delle, delle, delle città, delle traterre canavesane del Piemonte, con la... Il Veneto e la città di Venezia e la regione Basilicata e la città di Matera di portare l'albero della reciprocità il prossimo anno a Strasburgo, perché questo percorso nazionale diventi internazionale, sempre con la consapevolezza che questo processo è nato qui: è nato in Piemonte, è nato a Castellamonte, da Santo a San Giorgio è nato dagli Vuol dire che se si crede in qualche cosa, probabilmente ci si riesce ad ottenerla. L'auspicio sarà anche quello di coinvolgere i giovani delle nostre filarmoniche e le nostre filarmoniche per suonare la musica popolare sotto quell'albero di Natale a Matera per il fine anno, in maniera tale da coinvolgere la popolazione e anche quello farlo diventare un altro piccolo tassello di questo fermento che deve servire. A creare quella giusta motivazione per cui l'attesa della prossima mostra sia ancora più percepita non solo a Castellamonte, ma in tutto il Canavese e nel Piemonte. Grazie. Bene, grazie Andrea. Allora, se ci sono delle domande, siamo pronti per rispondere, altrimenti andiamo tutti a pranzo. Se, allora va bene quindi io ringrazio tutti per, per la partecipazione e eh, ringrazio rinnovo il ringraziamento a regione Piemonte e all'assessorato eh, alla, alla cultura rinnovo gli auguri e un bocca al lupo alla, ehm, alla dottoressa Vittoria poggio per eh, questo piccolo problema speriamo insomma che di vederla presto e magari vederla anche all'inaugurazione della mostra della ceramica il 19 di agosto. Significherebbe che siamo già bene in pista. Ecco. Grazie e buona giornata.